Ciao, sono Alessia, ho 25 anni e sono nata a Lamezia Terme. Mi piace molto viaggiare, visitare posti nuovi, città nuove. Mi piace anche uscire con i miei amici, andare in montagna, andare a mare. Ciao, mi chiamo Giovanni, sono un classe 96, sono nato a Torino. Nel tempo libero mi piace solitamente viaggiare, relazionarmi con le persone, conoscere altre culture e provare delle emozioni, quindi sperimentare anche in modo un po', diciamo, innovativo, ecco, come poter affrontare la vita e porsi delle domande. Proseguire i miei studi con un indirizzo più specifico di architettura per il restauro mi avrebbe permesso di avere sia quelle conoscenze teorico-critiche, sia quelle competenze che ha un architetto restauratore per affrontare un progetto di restauro e saper valorizzare un'opera, un bene. Principalmente per l'idea che sta alla base dello stesso, quindi il concetto di patrimonio, per imparare a progettare sia su edifici storici vincolati, quindi su beni storici, ma anche per imparare a progettare il nuovo in relazione allo storico. È stata l'opportunità di svolgere un'attività di tirocinio presso il segretariato regionale del Piemonte, in merito al censimento delle architetture del secondo Novecento, che mi ha dato l'opportunità di approfondire non solo questo periodo dell'architettura, molto interessante, molto affascinante, ma anche di entrare in contatto con un ufficio che si occupa direttamente della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. In particolare nell'ultimo anno sono entrato in un'associazione studentesca che si chiama BEST. Questo mi ha permesso di diventare curatore di una competizione di architettura con studenti da tutta Europa che si chiama BAC. Perché parlo di questo in relazione al restauro? Perché in realtà il tema era progettare un hotel sulla Luna, però vi è un concetto secondo me che possa essere collegabile, quindi progettare rispettando il luogo e in particolare le esigenze ovviamente delle persone. Sulla Terra può essere rispecchiato pensando a progettare anche attraverso i luoghi, quindi non luoghi come vuoti, ma luoghi come tessuto connettivo tra elementi puntuali e importanti. Allora, il futuro a breve termine, spero di portare avanti e terminare il mio studio per la tesi e spero poi in futuro di proseguire il mio percorso formativo con una scuola di specializzazione o approfondendo sicuramente i miei studi. Durante il percorso di studi ho potuto apprendere delle solide basi su diverse tematiche. Questo mi ha fatto venire in mente che ciò che penso che per il mio futuro sia quello di pormi delle domande e provare a dare una risposta a queste domande e continuare comunque a formarmi, perché credo che ad oggi sia importante una formazione continua della persona su varie tematiche.